guardiamo al volto del Signore. Il tuo volto io cerco, Signore. Mostrami il tuo volto. O Signore, la nostra preghiera è centrata su di te. Non vogliamo divagare, ma vogliamo centrare lo sguardo su di te, sul tuo volto con il nostro. Sarai poi tu, mediante il tuo spirito, a formare il tuo corpo, in modo che tutti i presenti diventino il tuo corpo, e tutti formiamo te, o Signore. O volto luminoso di Gesù, noi guardiamo a te, o Spirito del Signore Gesù, che scendi da Lui, forma il corpo del Signore, coagula tutti i presenti nell'unico corpo di Cristo, in modo che il Cristo glorioso, il Figlio del Padre, il Redentore nostro, sia l'unico qui, e noi tutti con Lui siamo una cosa sola. O Spirito di Dio, scendi in mezzo a noi, polarizza lo sguardo nostro su Cristo Signore, la tua luce ci investa, la sua forza ci investa, e diventiamo un cor solo e un'anima sola, il corpo di Cristo che attorno al suo capo canta la gloria al Signore, Padre del Cielo. Vieni, o Spirito di Dio, vieni, o Spirito di Dio, dacci la luce degli occhi, perché possiamo guardare Gesù. Spirito di Dio, scendi su di noi, coagulaci, perché diventiamo il corpo di Cristo. Spirito di Dio, noi ti invochiamo su questa assemblea. Sta entrando, Signore Gesù, nel nostro cuore. Ci siamo soffermati, Signore. Tutta l'impiedi cantiamo all'unico Signore, lo Spirito di Dio soffi dentro di noi. Signori di mia elementi a noi, ori e la mai, ori a noi, oro. Allora noi unni e merenti, ni a mai, ori a noi, oro. Ali uscinti a renai e li anai o rendiolo. Ala ranai ni ananoi ale ranaio. Asce ranai unieno noi rini ano. Taranani na merenendi alamine noi. Voli mia rondella renenta radiano, anagarani mindia la randiana raiodiano. Sciuriana ieri arana iureno rendoru, iari di moglie ne merendia la, caranini niaremo. Niari riani anun che duru, adarano mini anun dirai orianto veruru. Iri rianen di rimana ianen nanda, ma varani dinne lere nanulo. Chiarana yegi riana yori riana yuru. Iuri mia non dimentia l'ombia nati di, iuri mia antera la naiunca,
tirini di anuro, dio lo baiurarò. Carana ieri di anuro di tu. Mori di mia, non di mia, giri ad aio, l'ero durarà. Mararanini niente revia non aio di orielo tu. Chiarani viande riniano che guerere piano raiù. Chiudiano di anno. Cantate un cantico nuovo, cantate giubilate nel Signore, è il giorno del Signore. Iaririni anna maraienti ala roro, firini anemia lantini vaieduna. Chiaranini anallarini anoio di anadialo. Taci alla voce dell'uomo e canti lo spirito dentro di voi. Cantate un canto nuovo a colui che siede nel trono e all'agnello. Maruru yuiniano, vianoro yo, yuriniano nell'allarano, chitallarano aio. Yamaranini niene reddina core duaru, yuminiane vialantiana reddina allarano aio, aio. Mi arane ieri a nasciallorena vaioriana. E qui i fiumi avanzano, gorgogliano le acque e cantano a Dio. Gorgogliate acque, cantate a Dio un canto nuovo, ioriana rio. Iorio a Indiana, Ioriano a Iuri, Marano ieniana miana, o carigliura, di ascinti erano in allaro ioico, Iorini miana, Giriana, chi tu sciorino la loro. Ararini miani che anaio yalarano. Giustia non chimiare miana andallire anaio revina suta cotorio iore nuco anina scerana. Sediamo perché è ora di sedere. Abbiamo ringraziato il Signore con una lode corale. Abbiamo dato il saluto a Gesù che è qui presente in mezzo a noi. Non perdiamo mai di vista Gesù. A Lui il saluto, il primo saluto. Egli è qui e salutiamo il Signore. Lo abbiamo salutato e rinnoviamo questo saluto al Signore. Ti salutiamo, Cristo Signore, che sei qui, in questo momento. Guardiamo a te, unico Signore nostro. E adesso, a nome di tutta questa assemblea,
e di tutto il rinnovamento diocesano in questo luogo qui radunato, io volgo il mio saluto al carissimo Don Dino Foglio, che è il primo pastore del rinnovamento italiano e ci è onorato della sua presenza. Battiamo le mani. Bello aitante, giovanissimo, egli conduce il rinnovamento e lo conduce bene. Lo salutiamo nel nome del Signore e gli diciamo che la Sicilia è compatta attorno a lui. Abbiamo con noi Giorgio Amodeo, che rappresenta il Comitato Nazionale. Abbiamo ascoltato la sua voce, che ci ha ricordato che è Gesù al centro della nostra attenzione. In lui salutiamo tutto il Comitato Nazionale, che anch'esso compatto conduce il rinnovamento in Italia. Questo io dico a tutti, il Comitato Nazionale è un comitato maturo, un comitato compatto, un comitato unito nello spirito, che conduce bene la barca del rinnovamento in Italia. A tutto il comitato, noi in Amodeo porgiamo il nostro saluto. E vi prego di battere le mani a Giorgio. Bastiano. Il nostro Sebastiano Vascetta. Guardatelo. Bello, qui siamo tutti belli eccetto io, comunque tutti belli, guardatelo, è il pastore di tutta la Sicilia, guida con mano ferma i gruppi, abbiamo una guida sicura in lui e ci sentiamo onorati che egli è qui, in questa nostra Palermo, dove il rinnovamento ha iniziato il cammino in Sicilia. Salutiamo in lui tutti i gruppi di rinnovamento della nostra regione. Enzi Burgia, lo conoscete tutti, è il coordinatore diocesano, è sempre in giro per i gruppi. Vigila, osserva, dà suggerimenti, egli è qui ed egli vi parlerà, avrà modo di parlare, perché tocca a lui parlare in questo convegno diocesano. A lui diamo il nostro applauso per la conduzione. Ed io ho terminato di salutare, ma voglio salutare un po' tutti. Voglio salutare tutti i ministeri qui presenti. Voglio salutare tutti i gruppi, nei loro coordinatori. Voglio salutare tutti e a tutti dare l'abbraccio. Oggi è giorno di pace, di gioia e di amore. Oggi formiamo il corpo di Cristo.
E qui io mi fermo, do la parola a chi vuole qui venire al microfono, perché soltanto verso le 11 io, attendendo Salvatore che dovrà tenere la relazione, vi parlerò del rinnovamento secondo il tempo che avrò. Così familiarmente, per mettervi a notizia, per darvi il ragguaglio di come il rinnovamento è venuto su in 20 anni di cammino, per la gloria di Dio, il Signore è venuto qui in mezzo a noi, e Lui che ha iniziato il cammino, e noi abbiamo arrancato dietro di Lui. Vedremo così nella breve presentazione quello che ha fatto il Signore. Intanto ci salutiamo gli uni gli altri con il bacio santo, perché tutti siamo qui convocati come fratelli, figli dell'unico Padre. Tutti ci mettiamo in piedi e ci salutiamo gli uni gli altri come fratelli, cantando il canto del Signore, il canto della fraternità. Tutti siamo membri dell'unico corpo e Cristo è il nostro capo. Alleluia! Alleluia! Diciamo che è una fase interlocutoria. Siamo in attesa del relatore, il quale mi ha detto di allungare il brodo finché io non venga e di restringerlo appena io sarò venuto. Per cui io dirò quello che il Signore mi ispira in questo momento per dare senso a questa convocazione e per narrare le meraviglie del Signore. È un discorso familiare quello che intendo fare, è una cronistoria di quello che è avvenuto. E voglio iniziare da un testo di Malachia. Parlarono tra di loro i timorati di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. E un libro di memoria fu scritto per loro. Questi timorati di Dio furono quelli che iniziarono insieme questo cammino, queste esperienze nello Spirito. Si confrontarono tra di loro. Il Signore li ascoltò e disse: bene, potete iniziare questo cammino. E in 20 anni è stato scritto un libro di memorie. Io voglio un po' pescare in questo libro di memoria quello che è stato scritto. Scritto da Dio e scritto da noi. Il 10 ottobre 1975 andai dal cardinale Salvatore Pappalardo. Quella mattina aveva fatto colazione con lui e mi fece animo e gli disse: Eminenza, c'è un gruppo alla noce che vuole fare un cammino di esperienza nello Spirito Santo. Lui era a conoscenza della nuova esperienza, perché a Roma, nella Pentecoste, quell'anno, il Papa aveva ricevuto 10.000 carismatici e il Papa aveva fatto un discorso solenne, aveva parlato della nuova esperienza come una chance per la Chiesa. Alla mia richiesta sorrise,
Poi alzò la mano e disse: ti benedico, e benedico questo gruppetto camminato. Era la mattina del 10 ottobre 1975. Nei mesi precedenti già ci eravamo radunati in maniera informe, avevamo pregato, e mi ricordo nelle prime riunioni il Signore cominciava ad operare meraviglie che noi non ci sapevamo spiegare, cose strane, cose nuove, cose belle. Ricordo che una mattina, mentre eravamo in preghiera verso mezzogiorno, abbiamo chiesto la luce del Signore. Il luogo dove eravamo era, non c'era la luce, cioè la luce era spenta nel mezzogiorno. Chiedemmo al Signore: Signore, manda la luce su di noi, siamo i tuoi figli, manda la luce dello Spirito. E tutta la cappella si illuminò, tutte le luci si accesero con grande meraviglia. Era il Signore che aveva ascoltato il nostro grido. Poi a luglio, agosto e settembre, continuammo sia andando a Carini, dove c'era un piccolo gruppo, sia facendo delle preghiere tra di noi. Settembre sono andato con altri 5 fratelli a Roma, lì ci fu il seminario di preparazione, ricevemmo l'effusione dello Spirito. Per me fu la seconda effusione, perché una prima effusione l'avevo ricevuta a maggio. E fu lì che ci fu detto: ritornate a Palermo, perché il Signore prepara un popolo numeroso nella città. Sarete più di 1000 persone. Nessuno poteva pensare a 1000 persone quando ancora in Italia non eravamo 1000. Però credemmo alla parola del Signore e così iniziamo il nostro cammino, come vi ho detto ufficialmente, con la benedizione del Cardinale il 10 ottobre 1975. A novembre vennero i conti Ciancillotti e Padre Natale, e così si formò il primo pastorale. A dicembre ebbe inizio il primo seminario, che culminò con l'effusione del 24 febbraio 1976. Vennero Salvatore Cutrera, sua moglie Lucia, Padre Natale di nuovo e qualche altro. Una bella effusione. Il Signore diede tanti, tanti doni in quel giorno. E così iniziamo il cammino. Non sapevamo fare nulla. Dicemmo al Signore: Signore, noi siamo soli. Non sappiamo cosa fare. E il Signore ci condusse in un cammino bello, pieno di luce. Non c'era con noi alcun dio straniero, dice la Scrittura, ma soltanto che fu Lui, fu la nostra guida. Eravamo ardimentosi, sicuri che il Signore ci conduceva,
ma non eravamo popolari. In convento mi guardavano così, ma che sta facendo questo? Sta dando dei numeri. I sacerdoti della diocesi, dove pure io contavo qualche cosa, mi guardavano sbalorditi, ma che gli ha preso? Il padre Matteo, il padre Matteo, gli ha preso. Lo conosciamo come una persona giudiziosa, era dal tribunale, era vicario episcopale, avevo tanto lavoro per le mani, ma non gli bastano i religiosi e le religiose, ha un campo vasto di lavoro, che si è messo in testa, che cosa gli è capitato? Mi guardavano così. Anche la gente guardava. E ci dicevano, qui sono dei matti. Altri ci dicevano, ma sono eretici. Ricordo che, sono confidenze che posso fare, ricordo che venne una commissione di suore. Io allora ero in mezzo alle suore, ero religioso perché ero dormitario. Mi fermò, vogliamo parlare. Cosa volete? Ma sappiamo che questa via è dei protestanti. Per carità, non vogliamo urtare la sua suscettibilità, ma ci pare che lei sta imboccando una via sbagliata. E delle buone suore, c'era una che adesso è madre generale del suo istituto. Era una carissima persona e disse: lasciate fare, lasciate che lo Spirito ci conduca. Noi siamo nella Chiesa, siamo nati nella Chiesa, non usciremo mai dalla Chiesa. Noi vogliamo fare esperienze di Dio. Vedrete, venite e vedrete. E così vennero anche le suore a visitarci. Quante meraviglie del Signore! Ma la stampa subito ci attaccò. Ricordo così gli articoli apparsi sull'Ora, erano articoli violenti, parlavano contro di noi, contro questi carismatici o carri armati, e ci credevano matti, ci credevano eretici. Eravamo un pericolo pubblico, ci denunciarono come un pericolo pubblico. Rispondemmo così come potevamo, ma poi si misero a tacere e continuammo il nostro cammino. Un cammino pericoloso, perché tutti ci guardavano. Il pericolo veniva dal fatto che cantavamo in lingue. Sono queste lingue strane. Il pericolo veniva dal fatto che avvenivano guarigioni. Nei primi anni le guarigioni scioccavano, c'erano guarigioni al tocco, cioè appena si toccava la persona guariva. Che cosa succede? Per cui le stesse meraviglie che il Signore faceva in mezzo a noi erano un pericolo per noi. L'esercizio del carisma era pericoloso. Dovevamo pregare il Signore, Signore, sta attento tu, perché qua siamo in cattive acque. Ma la gente aumentava. Così si ebbe la seconda effusione, il 5 giugno 1975, ossia il primo anno, ebbemmo due seminari con due effusioni. Alla fine del giugno eravamo 250, quando iniziamo eravamo 30, poi alla fine dell'anno, giugno, 250. Però a settembre, quando iniziamo, ne vennero già tanti, ed eravamo 800.
per cui all'inizio del 1976, settembre-ottobre, eravamo 800 e tutti ci riunivamo alla noce, ma venne il bisogno di dividerci e così ci fu la prima divisione per gemmazione. Nacque il gruppo di Santa Luisa, nacque il gruppo della Carsa, poi nacque il gruppo di Carini che si formò ufficialmente, poi nacque il gruppo di Vercare, il gruppo di Marineo, e così cominciammo il nostro cammino. All'inizio il cammino fu meraviglioso, ci volevamo tanto bene, ci riunivamo. 1977 partecipammo a Milano Marittima, convegno, prima a Triuggio, poi a Milano Marittima, poi a Salerno. Nel 1978 eravamo 1500, 1978, 1500, e già c'erano 4-5 gruppi che funzionavano bene, e così procedemmo oltre, i gruppi si moltiplicarono e adesso i gruppi sono molti, i gruppi così in città sono oltre 20-25, poi ci sono i cenacoli, c'è la comunità dell'Esodo, ci sono altre esperienze così ancora in atto, in periferia sia nella diocesi, ci sono tanti gruppi, qui in questo libro organismi e gruppi di preghiera, potete leggere l'elenco dei gruppi, i gruppi ufficiali sono 40-41, ma ci sono tanti gruppi in formazione, una quindicina, poi ci sono cenacoli, tanti cenacoli, c'è una grande attività. Non parliamo delle attività che noi svolgiamo, è un'attività molto intensa, sia di evangelizzazione, sia nel ministero di guarigione, liberazione e consolazione. Il nostro carissimo coordinatore, Verso Calogero, conduce da più di 20 anni una rete televisiva dove ogni settimana lui ed altri si avvicendano e dove si parla del rinnovamento. È un servizio molto bello, è molto fecondo. Lì da 10 anni alla noce c'è il servizio di telefono ascolto, un servizio espletato da un gruppo, sostenuto da altri gruppi di preghiera, dove si fa un gran bene, migliaia e migliaia di telefonate, sacchi enormi di richieste, quanti fogli scritti in 20 anni, ma questa è opera, diciamo, che si vede, ma l'opera che non si vede, quella di Dio, è molto più grande. Quante conversioni, quante persone sono passate dai nostri gruppi. Io dico che non c'è persona a Palermo che non abbia per curiosità messo piede in uno dei gruppi di nostri. Io penso che
per la noce che è stato il gruppo più, diciamo, gruppo madre. Sono passate parecchie centinaia di migliaia di persone. Quasi tutti i palermitani hanno fatto una capatina là, senza parlare di quelli che vengono di fuori, per cui il Signore ha operato, perché le meraviglie del Signore non si possono contare, soprattutto agli inizi, i primi 5 anni, 6 anni, nei primi 10 anni mettiamo, le meraviglie sono state straordinarie. Quante guarigioni, non soltanto nel nostro gruppo, ma anche in altri gruppi, perché dovunque si prega, il buon Dio ascolta. Quante guarigioni, alcune miracolose, quante conversioni, alcune strepitose, quanti prodigi il Signore ha fatto in questo cammino. Ed è di queste grazie che il Signore ha fatto che vogliamo benedire il Signore. Questo è il senso primo di questo nostro convegno. Vogliamo fare memoria di quanto il Signore ha fatto per noi. Il Signore è stato in mezzo a noi, il Signore ci ha condotto, il Signore ha parlato attraverso le profezie. Non c'è stata una preghiera uguale all'altra. La meraviglia mia è questa, che in 20 anni di preghiere, e preghiere se ne fanno perché tutta la settimana è occupata, non c'è stata una preghiera uguale all'altra. Ogni preghiera è sempre nuova, perché sentiamo la presenza dello Spirito. Quante meraviglie il Signore ha fatto, quante conversioni. Ed è per questo che vogliamo qui benedire il Signore, fare memoria di quello che Dio ha fatto. Sentiamo il dovere di benedire il Signore nel nostro gruppo, nella noce, ma in tutti gli altri gruppi. Pensate al gruppo di Santa Luisa, quanto ha fatto, il gruppo della Calza, gli altri gruppi, il gruppo di Marineo, quanti miracoli, quanti carismi. E così tutti gli altri gruppi, specialmente all'inizio. E tutto questo gran ben di Dio che abbiamo ricevuto in dono, che noi vogliamo fare memoria, vogliamo ringraziare Dio, perché se non lo facessimo ci sentiremmo in colpa. Ed è per questo che questa mattina vogliamo fare memoria di tutto quello che il buon Dio ha fatto. Ma questo convegno ha un altro scopo: fermarci un momento, rivedere le nostre posizioni per un nuovo avvio. Sbagli li abbiamo fatti, e chi non fa sbagli? Chi non lavora, sbagli non ne fa, ma chi lavora incappa di sbagli. Perché? Perché siamo uomini. Siamo uomini. Ed è per questo che sbagli ne facciamo continuamente. E allora vogliamo rivedere le nostre posizioni, le nostre situazioni. E davanti a Dio
vedere quello che dobbiamo fare per la gloria sua, per il bene delle anime che ci sono state affidate, per una migliore evangelizzazione, per una migliore penetrazione nell'ambiente in cui ci troviamo. Sapete, la nostra Palermo è stata toccata dal rinnovamento carismatico, cioè noi abbiamo inciso profondamente nella Chiesa palermitana, o lo si voglia ammettere o non si voglia ammettere, noi abbiamo inciso profondamente in tutte le parrocchie della città, in tutta la vita ecclesiale della città e della diocesi, perché il buon Dio ci ha dato questa grazia. Ossia, il rinnovamento non è passato così per una via parallela senza far niente, no. Palermo, nella sua vita ecclesiale, tutta la diocesi ha accusato il contagio di questa malattia che lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa, la malattia dello Spirito. Però ogni malattia porta dei rischi, ogni malattia ha delle conseguenze, e allora noi vogliamo riparare queste, possiamo dire, questi effetti collaterali della malattia che ci ha colto, e vogliamo riprendere forza con più coraggio di prima, con l'aiuto del Signore. E dobbiamo, adesso che ci troviamo a una nuova svolta del rinnovamento, riordinare le file. Abbiamo uno statuto, abbiamo un regolamento, e bisogna che noi ci incanaliamo bene, perché possiamo produrre frutti di vita nella Chiesa in cui siamo stati inseriti dal Signore. Ed è anche per questo che noi siamo qui, per prendere forza dal Signore per questo nuovo cammino. Ci troviamo ad una svolta, non vogliamo noi rimpiangere il passato, dire che cosa belle faceva il Signore. L'infanzia è sempre bella, l'adolescenza è sempre bella, ma è la maturità che produce. E noi siamo nel tempo della nostra maturità, ed è questo il tempo di produrre frutti nella Chiesa a largo raggio. Ecco perché ci dobbiamo riorganizzare, rivederci, riprendere forza dal Signore per lavorare e lavorare più di prima e meglio di prima, con più ordine di prima, sotto sempre alla guida dello Spirito, perché il Signore sia suscitato il rinnovamento nella Chiesa, sia posto il rinnovamento nella Chiesa palermitana, in questa arcidiocesi. L'ho posto con questo scopo, appunto per rinverdire la Chiesa, rinverdire cioè la vita cristiana. Siamo in questo luogo, guardate, è una meraviglia del Signore. Siamo in questo luogo ampio che ci accoglie, tutto opera del Signore. Il Signore che ce l'ha data, il terreno ce l'ha dato il Signore, dietro una visione. Ci sono due visioni all'inizio. Il Signore ci ha detto: prendete questo luogo, fabbricate in questo luogo, fate questo e questo. Ci siamo mossi così come abbiamo potuto, dietro l'ordine del Signore. Possiamo avere avuto dei guai, o che importa, ma abbiamo obbedito al Signore. Quando abbiamo iniziato non avevamo una lira, non l'avevamo. Ma il Signore ci disse: cominciate, perché
il tempo è maturo e noi ci raduniamo qui, in questo luogo santo, dove preghiamo. Ogni sabato qui c'è tanta gente. Quanto ce n'è adesso? Tanto quanto ce n'è adesso. Non c'è posto per altre. Qui si prega. Si prega per la città. Si prega per i governanti. Si prega per la Sicilia, si prega per l'Italia. Qui in questo luogo si prega perché il Signore ci aiuti, aiuti la nostra patria, la nostra terra, aiuti i miseri, gli oppressi. Questo è il luogo di preghiera dove avvengono tante guarigioni, dove il Signore dà tante consolazioni, dove anche abbiamo sentito il canto degli angeli, bellissimo, che ha accompagnato le nostre preghiere, e non una volta sola, soltanto una volta, per caso, è stato registrato il canto degli angeli, e abbiamo le cassette. Ma tante altre volte gli angeli sono venuti a deletare le nostre riunioni. Questo è un luogo di preghiera. È un luogo in cui il Signore si manifesta. È un luogo dove sono avvenute tante e tante conversioni. E per questo dobbiamo benedire il Signore. Per tutti questi motivi noi siamo qui per benedire Dio, per prendere forza e camminare. 20 anni sono compiuti, abbiamo ancora 20 anni di cammino, speriamo di campare altri 20 anni. Si fa tanto per dire, ma noi ci mettiamo nelle mani di Dio. E vogliamo camminare meglio di prima e più di prima. E se qualcuno pensasse di arrestarci, sarà arrestato lui, dalla mano del Signore. Noi non ci fermeremo. E io voglio concludere perché già Salvatore pensa che sia venuto. E vorrei presentare, prima di concludere, questi due libretti. Abbiamo intenzione di pubblicare, così, una volta al mese, le testimonianze delle meraviglie che Dio ha fatto nei nostri gruppi, soprattutto a principio. Vogliamo così raggrupparle, i libretti tascabili, ne presentiamo due libretti. In questo primo libretto abbiamo alla violenza rispondo all'amore, sono 4 belle testimonianze, tutte di donne che sono state raggiunte da fatti tragici. E il Signore è intervenuto, hanno risposto alla violenza con il perdono totale, ed è fiorita la grazia di Dio in questo perdono, le meraviglie che Dio ha operato nel cuore di queste persone, nelle loro famiglie e nel loro ambiente. Cioè là dove c'è stata la violenza sono fioriti i frutti dell'amore che sono passati attraverso il perdono, un invito a perdonare sempre e a rispondere alla violenza con l'amore e il perdono. Siamo in un periodo in cui
c'è recrudescenza di violenza e noi abbiamo voluto proporre questi quattro, così, quattro testimonianze per dire che soltanto nel perdono c'è il trionfo dell'amore e col trionfo dell'amore c'è il trionfo di Dio sull'odio, il trionfo dello Spirito Santo sullo spirito cattivo. Prima testimonianza, ecco, 7 morti ammazzati in una famiglia, ma il Signore dal male ha fatto nascere il bene. Potete leggere. Poi mi hanno ucciso il marito, padre perdona loro. Un'altra testimonianza. Il Papa ha perdonato quando si ebbe l'attentato. La donna non voleva perdonare, ma quando sentite che il padre aveva perdonato il suo attentatore, cadde in ginocchio e disse: il Papa ha perdonato, anch'io perdono coloro che hanno ucciso mio marito. E poi l'ultima testimonianza, ecco mio padre per fare la tua volontà. Una donna raggiunta dal dolore per la tragica morte del figlio, una conversione portentosa, il paese tutto si converte, una nuova vita nella regione. Sono 4 belle testimonianze che dimostrano l'amore infinito di Dio. Poi c'è un altro libretto, una prima testimonianza, ne seguiranno tante. Nel nome di Gesù e il carcinome non c'è più. Ecco, è una... Sapete, le persone presente, qui abbiamo la bella fotografia, ma la persona è presente a tanti anni di distanza, 14 anni di distanza, questa donna è ancora qui a cantare le meraviglie del Signore. Un carcinoma grosso quanto un mandarino, e che fu diagnosticato a Palermo, fu diagnosticato a Damate. Oh, ecco Teresa Volo, quattordici anni fa doveva essere operata, la sua vita era in pericolo. Uno dei medici interrogato da Maria Sparte disse: avrà 15 giorni, un mese di vita. Era spacciata per i medici, perché dove era quel piccolo limone era un luogo pericoloso, era il polmone destro. Poi fu fatta la preghiera di comando. Sono casi che succedono, a me ne sono capitati 6 o 7, ma questo è stato quello che più si è potuto documentare. Le guarigioni per comando sono rare e sono istantanee e definitive, perché interviene un altro carisma, il carisma dei miracoli. Ma lasciando stare queste note, diciamo, esegetiche, qui la nostra sorella è bella e vegeta dopo 14 anni e fu guarita istantaneamente, dice Livretto. Essa fa la cronistoria e ringrazia il Signore di quello che ha fatto, una meraviglia ai nostri occhi. Ma di queste guarigioni ce ne sono tante. Questa è quella che abbiamo presentata, ma l'abbiamo presentata perché è la più documentata, perché abbiamo sia i documenti clinici, sia le testimonianze di persone che hanno seguito il corso
ed El ne presenta l'operazione, El ne presenta la preghiera a tutto. È frutto dell'amore del gruppo, guardate, non è frutto di un comando, non è frutto di un carisma esercitato, no. È frutto, lo dico con sincerità e convinzione profonda, frutto dell'amore del gruppo. È frutto dell'amore, non è frutto di altro, della carità. Ossia il gruppo ha pregato intensamente e aperto i cieli. Il Signore ha operato perché il gruppo ha amato e amando, pregando, ha ottenuto la grazia del Signore. Questa è la pura verità. Amen. Inizio alla relazione centrale di questo nostro convegno che viene tenuta da Salvatore Martinez, che tutti conosciamo,
non ha bisogno di presentazione. Io sono contento che sia lui a tenere questa relazione, lui che è mio compagno di viaggio nel rinnovamento, siamo molto vicini, molto in sintonia. Soltanto voglio dirvi di lui due cose. È amato da tutti ed è odiato dal diavolo. Il quale gliene fa di tutti i colori. L'ultimo di questa mattina è qui vivo per miracolo, e qui dopo tante peripezie, dopo una notte tremenda e furibonda in cui si è avventato su di lui per stornarlo, comunque amato da tutti e odiato dal diavolo. E questa è la garanzia migliore. Ha il cuore pieno di Dio e travaserà nei vostri cuori l'ardore dello Spirito. Cammina come colonna di fuoco dopo essere stata davanti al rovete ardente. È un fuoco che cammina e incendia. Ed è per questo che colui il quale odia il fuoco ce l'ha sempre di mira, ma Cristo trionfa, Cristo libera, Cristo è il Signore che piega ogni forza cattiva. Noi lo salutiamo questa mattina e tributiamo a lui l'omaggio, che è l'omaggio di tutta quanta l'assemblea, ma di tutta quanta la diocesi che deve molto a lui. Alleluia! Adesso invochiamo lo Spirito su di lui. Sono io che ti mando, sii forte e robusto, il mio volto risplende sul tuo volto. Come sono belli
i piedi del messaggero ti diede annunzi, che annuncia la pace. Messaggero di bene, che annuncia la salvezza, che dice a Sion, regna il tuo Dio. Alleluia. Alleluia. Permettete che vi saluti con le parole dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi. Proprio mentre un angelo di Dio, un fratello, mi accompagnava qui, dopo che la mia macchina è rimasta fuori uso, ripensavo alle parole di Paolo che egli scrive nella prima lettera ai Tessalonicesi. Per poco tempo eravamo separati da voi, di persona, ma non col cuore, ed eravamo nell'impazienza di rivedere il vostro volto. Io guardavo l'orologio e dicevo, mamma mia, sono tutti lì, fratelli, e questo era il mio desiderio più grande, di rivedere il vostro volto, perché solo nella comunità c'è sicurezza, nella comunità c'è protezione, nella comunità c'è la forza, fuori è lotta, Proprio io, Paolo, ho desiderato venire da voi, ma Satana me lo ha impedito. Chi infatti, se non proprio voi, potrebbe essere la nostra speranza, la nostra gioia e la corona di cui ci possiamo vantare davanti al Signore nostro Gesù? Siete voi la nostra gloria e la nostra gioia. E con questo saluto che ho vivo nel cuore, che voglio ringraziare Dio per l'opera compiuta in questa diocesi, per i fratelli, per gli anziani, per quanti si sono avvicendati e ancora oggi continuano a lavorare perché il regno di Dio avanzi e il rinnovamento si radichi sempre di più in questa terra benedetta da Dio. Io vorrei che questi fratelli, corona, gloria, vanto della comunità, non soltanto di questa comunità diocesana, ma certamente di tutto il rinnovamento siciliano, potessero risplendere di gioia per un momento. Oggi è ventennale, oggi è festa, oggi è il nostro piccolo giubileo. Siano questi fratelli, i più anziani della comunità, per un istante a mettersi in piedi e a risplendere. Sono loro la nostra gioia e il nostro vanto. Benediciamo il Signore. Non abbiate vergogna, Padre Matteo in testa. E tutti i fratelli ormai maggiorenni nello spirito, i ventenni, i diciannovenni, i diciottenni, sono coloro che hanno già fatto le scelte. Quando si è maggiorenni nello spirito, così come nella carne si fanno delle scelte, le scelte della maturità, un posto di lavoro, decide di mettere su famiglia, eccetera. Così anche nella vita spirituale. Sono i fratelli che hanno fatto le scelte decisive, le scelte definitive, che con la loro perseveranza ci testimoniano le meraviglie di Dio, che in questa terra e in modo particolare nelle nostre comunità di rinnovamento sono cominciate forse anche più di 20 anni fa, ma per le quali oggi siamo insieme riuniti per ricordare, giubilare e prima di ogni cosa ricordare. Il tema di questa nostra riflessione, che sarà poi un annuncio e preludio ad un'esperienza spirituale che vivremo insieme, è il volto di Cristo alle soglie del terzo millennio. È un tema, un'espressione del Santo Padre nella terzo millennio avveniente, che i fratelli del Comitato Diocesano, che saluto e ringrazio insieme a Sebastiano, mio carissimo fratello, coordinatore regionale, e anche a Dondino e Giorgio. È una grazia di Dio che oggi ci siano tanti fratelli che sono qui per condividere questa nostra gioia. Ecco, dicevo, questo tema, preso dalla terzo millennio avveniente, risuona fortemente
non soltanto nel cuore del Santo Padre, ma deve risuonare fortemente nel cuore di ciascuno di noi. Il volto di Gesù Cristo alle soglie del terzo millennio. Quando si parla di un volto, si parla di una persona viva, si parla di qualcuno che è vivo. Sapete che il logo del Giubileo, scelto proprio in questi ultimi giorni, è proprio tratto dalla lettera agli Ebrei al capitolo 13. Gesù Cristo, ieri, oggi, sempre. E noi abbiamo avuto un privilegio dallo Spirito. Sono 20 anni e anche più che in Italia questo grido, Gesù è il Signore, Gesù è vivo, risuona nelle nostre assemblee. Noi ringraziamo la Santa Madre Chiesa, il Santo Padre, i nostri Vescovi, perché ci confermano in questa chiamata, ci confermano in questa azione particolare che lo Spirito ha suscitato nella Chiesa. Nessuno può gridare Gesù è il Signore se non coloro che sono sotto l'azione dello Spirito. E questo grido, Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre, Gesù è il Signore, risuona ancora potentemente nelle nostre assemblee. E questo è motivo di gioia e di vanto. Ecco perché ancora una volta, senza stancarci e senza smarrire lo stupore della prima volta, lo vogliamo gridare insieme. Gesù è il Signore! Alleluia! Gesù è il Signore! Alleluia! È il tema per l'anno pastorale del 97. Il Santo Padre, tutti i nostri Vescovi vogliono che questo grido sia gridato in ogni angolo delle strade, nelle nostre parrocchie, nelle nostre famiglie, nelle scuole, in ogni angolo della nostra terra. In ogni angolo deve sentirsi questo grido. Gesù è il Signore. E noi siamo allenati. Siamo allenati. Ecco perché dobbiamo avere un ruolo privilegiato nel gridare questa acclamazione cherigmatica così forte, così potente. Molti in mezzo a noi possono ripetere l'esperienza di Maria di Magdala, così come ce la descrive l'Evangelista Giovanni al capitolo 20. Essa va lì, come si va davanti ad un sepolcro, con un cuore mesto, triste, spento, pieno di paura, di solitudine, ma dopo che incontra Gesù, ritorna lì dagli apostoli riuniti e grida, io ho visto il Signore. E quello che molti di voi hanno potuto dire, se io vi chiedessi in questo momento di alzare la mano, sono certo che molti di voi avevano un cuore mesto, triste, spento, morto, e ogni giorno andavano a visitare il loro sepolcro, ma un giorno proprio lì il Signore li ha incontrati e ha detto io sono vivo ed è tempo che anche tu riprendi a vivere. E voi siete tornati nelle vostre case, nelle vostre famiglie, tornate qui e come Maria di Magdala continuate a gridare io ho visto il Signore, Gesù è veramente vivo, Gesù è veramente lo stesso, ieri, oggi e lo sarà per sempre. Alleluia. L'Apostolo Giovanni al capitolo 11 ci riporta alcune parole di Gesù che sono estremamente significative e sono un monito per noi, per quanti si sono stancati di vedere la gloria di Dio, per quanti hanno smarrito lo stupore delle origini, per quanti credono di avere già visto a sufficienza e non hanno più occhi per vedere le meraviglie di Dio. Mandano a chiamare Gesù per dirgli che Lazzaro, il suo amico, era morto. Gesù prende subito una decisione e dice, torniamo in Giudea. E gli apostoli gli dicono, ma cosa vuoi fare, maestro? Vuoi ritornare lì? Ti sei dimenticato che ti volevano lapidare, che ti volevano mettere a morte? Non tornare in quel luogo. Gesù dice, io voglio andare lì. Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, non avrà paura, non deve temere nulla, perché vede la luce di questo mondo. Gesù parlava di sé. Così parlò e soggiunse. Badate bene, Lazzaro non è morto, Lazzaro dorme. Ed io vado a svegliarlo. Gesù sta dicendo questo a molti di noi, ritornando in quei luoghi dove noi crediamo che Gesù non c'è, dove Gesù non va, dove Gesù non transita. Ancora Gesù torna indietro, torna nella nostra storia, nella storia dell'uomo, e lì annunzia ad ogni uomo, agli uomini che stanno morendo, che stanno perdendo la loro vita nel peccato del mondo. Svegliatevi,
svegliatevi, svegliati tu che dormi, Lazzaro non è morto, Lazzaro dorme, io vado lì per svegliarlo. Guardate la luce, sono 12 le ore del giorno, sono questi i sentieri della nostra vita, i tempi delle scelte, ma vanno fatte quando c'è la luce, ed è tempo di fare questa scelta, ci dice il Signore, di scegliere Lui, l'unica vera luce del mondo. E allora Gesù sta dicendo, non soltanto a molti di noi qui presenti, scoraggiati, ma lo dice ad ogni uomo, coraggio, perché io vengo a svegliarvi dal torpore spirituale che vi ha resi increduli. L'Apostolo Giacomo ci ricorda che questa incredulità è la radice del peccato e il peccato porta alla morte. Coraggio, io vengo a destarvi dalle teorie, dalle logiche ingannatorie del mondo, lo ricorda Paolo all'Apostolo fidato, Timoteo. Tutto ciò che ha ottenebrato, ha reso tenebra la vostra mente. Coraggio, perché se anche il mondo vi affligge, coraggio, perché se anche siete afflitti, io ho vinto il mondo, tornerò, vi vedrò di nuovo e la vostra afflizione si cambierà in gioia. È una promessa di Gesù e non è soltanto la promessa dei tempi messianici, dell'era messianica, della seconda venuta del Signore, ma è una beatitudine per noi, coraggio, perché verrò ancora a trovarvi e vi vedrò di nuovo e non sarete più afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. Coraggio allora, sono le parole di Gesù, coraggio, ed è il coraggio che ci dobbiamo fare gli uni gli altri se vogliamo arrivare al 2000 in un numero sempre più grande a gridare Gesù è il Signore, abbiamo visto il Signore, coraggio, Egli tornerà e la nostra afflizione si cambierà in gioia. Già al tempo di Gesù, sadducei, farisei, scribi, la gente comune si chiedeva, ma da dove gli deriva tanta autorità? Ma come parla, come fa a parlare con tanta sapienza? L'Apostolo Giovanni al capitolo 7 ci ricorda che le guardie del Tempio erano sempre lì, pronte ad arrestarlo, e spesso furono anche accusate di non riuscire a metterlo in carcere. Esse dicevano, ma nessun uomo ha mai parlato come quest'uomo, non riusciamo a trovare in lui errore. Questo stupore per Gesù che continua a parlare agli uomini, lo stupore di quegli uomini, degli scribi, dei farisei, dei sadducei che rimanevano incantati davanti alla sapienza di Dio. Il Signore non ha più niente da insegnare agli uomini, secondo molti. Molti hanno pensato di poter fare a meno di Lui e hanno sostituito a Lui tanti falsi maestri ingannatori. Egli soltanto, dirà Pietro, a parola di vita eterna, dove andare se non da te, conquistare se non con te, dice Pietro, tu solo hai parole di vita eterna, tu sei veramente il Verbo di Dio, il Verbo della vita, l'ultima parola del Padre. Dopo le tante promesse di Dio, ad un certo punto Dio manda il suo Figlio ed è la parola definitiva che annulla, che rende vane tutte le parole passate e future, che sono menzogna perché opera dell'uomo. Avviciniamoci a Gesù allora e lo vedremo più tardi, quando lo cercheremo, cercheremo il suo volto. Egli ha una parola per te, ce l'ha per te che vieni qui per la prima volta, per te che sei qui da 20 anni, ha ancora una parola per te ed è una parola che dà la vita, è una parola che introduce alla beatitudine che già su questa terra sperimentano coloro che credono nel suo nome. Quando verrà il Figlio dell'uomo, troverà ancora la fede sulla terra? Questa domanda è inquietante, è la preoccupazione più grande dei nostri pastori, deve essere la preoccupazione di ciascuno di noi. Tornerà il Signore, troverà uomini ancora disposti ad ascoltarlo, a dirgli Maestro, insegnaci, Maestro, parlaci, Maestro, mostraci, come facevano gli apostoli. E questi, guardate, siamo noi per primi. È da noi che parte questa testimonianza, è da noi che parte questa svolta, è da noi che parte questo slancio nuovo di una Chiesa proiettata verso il 2000. Diceva Cipriano di Cartagine, un padre della Chiesa, un pagano convertito che divenne un grande difensore della fede.
Lui, Cristo, è il vero giorno, il vero sole, la vera luce. Nessuno rimarrà senza luce, perché Cristo è la luce nel loro cuore. Per essi, per coloro che credono in Lui, non tramonterà mai il sole, perché Cristo, Lui, è il nostro sole. Ecco perché il nostro volto è il volto di Cristo. E alle soglie del terzo millennio, Cristo sarà vivo nella misura in cui il nostro volto sarà come il sole. Il nostro volto sarà come la luce, se Cristo vive in noi. Il profeta Malachia, al capitolo 3, ci dice che sorgerà ancora un sole di giustizia. E questo sole avrà dei raggi benefici. Si parla, è la profezia di Gesù. Egli dirà, Pietro, nella casa di Cornelio, al capitolo 10 degli Atti, passa beneficando, ecco, i raggi benefici di questo sole. E oggi, noi chiederemo al Signore di fare questa esperienza, anche se fuori il sole è velato, che questo sole si sveli per noi. E un raggio benefico di questo sole di giustizia colpisca il nostro cuore, colpisca la nostra mente, accechi i nostri occhi come gli occhi di Saulo, perché una volta riaperti questi occhi non vedano che lo splendore di Cristo Gesù, non vedano che lo splendore di Cristo Gesù. Voglia il Signore che molti uomini siano accecati come fu accecato Saulo, così che riprendendo a vedere non abbiano a vedere che il volto di Cristo Gesù. Non lasciamo allora che Gesù passi inosservato nella storia, che gli uomini siano distolti da altre attrazioni. Il Padre vuole che gli occhi dei Suoi figli, di ciascuno di noi, siano tutti puntati su di Lui, perché la preghiera dei salmisti si compia per noi alle soglie del terzo millennio avveniente, come per il popolo di Israele. Le parole del Salmo 4, che belle: risplenda su di noi, Signore, la luce del Tuo volto. Risplenda su di noi, Signore, la luce del Tuo volto. Questo sole non tramonti mai nella mia vita. Salmo 36, alla Tua luce, Signore, vediamo la luce. Se Tu non brilli, se il Tuo volto non brilla davanti a me, io non ho strada davanti a me, io non ho via davanti a me, io sono cieco, io sono perduto. Il Salmo 43, il popolo che cammina alla luce del Tuo volto. È come quella stella che guida i re magi. Vi siete mai chiesti come arrivarono i re magi alla grotta? Non guardavano la strada. I magi guardavano una stella e arrivarono dritti a Gesù. Bisogna puntare lo sguardo verso l'alto per camminare sulla via Cristo Gesù. In altro modo, se il nostro sguardo è orizzontale, corriamo il rischio di perderci. Pensate alle cose di lassù, ci ricorda Paolo agli Efesini, ma guardate a Lui, guardatelo, e non saranno più confusi i vostri volti. Non è dato privilegio più grande a noi uomini sulla terra di poter dire: io vedo il Figlio di Dio, io contemplo il Figlio di Dio, io sono amico del Figlio di Dio, io cammino con il Figlio di Dio. Egli ha instaurato un regno su questa terra. È vero, ci dirà Paolo, ce lo dirà ancora prima Gesù, che il mondo ha il suo principe, che il mondo ha il suo Dio. Ma Gesù è venuto per instaurare un regno per il Padre e ci ha costituiti figli di Dio, figli di Re, figli adottivi, ma il Suo sangue scorre nelle nostre vene, il Suo sangue è stato versato, il Suo sangue ci ha dato questo diritto di cittadinanza, già su questa terra, un popolo di separati dal mondo, un popolo di sudditi nel regno santo, giusto di Dio. E Gesù lo dice, lo diceva ai Suoi e lo dice anche a noi: beati i vostri occhi perché vedono ciò che altri, tanti re di questa terra e tanti altri profeti hanno desiderato vedere e non lo videro, hanno desiderato udire e non lo udirono. Beati saremo anche noi se i nostri occhi oggi saranno tutti puntati
sull'unico volto che illumina, dirige la storia, così da poter dire: è veramente qui il regno dei cieli, è veramente in mezzo a noi il regno di Dio. I farisei se lo chiedevano: quando verrà il regno di Dio e in che modo arriverà, con quale clamore arriverà il regno di Dio? Ma il regno di Dio è già qui, dice Gesù, è già in mezzo a voi, in un mondo inquieto, pieno di aspettative, pieno anche di contrasti sociali, come quello al tempo di Gesù, non diverso dal nostro, guardate. Gesù dice: in questo mondo pieno di signori, pieno di potenti, pieno di falsi maestri, in questo mondo viene a costituirsi, viene ad insediarsi, viene ad instaurarsi il regno di Dio, che, come sappiamo, nella visione dell'Apocalisse 12 è perfettamente compiuto in cielo, dove ci congiungeremo ai santi che ci hanno preceduto per essere veramente cittadini del cielo. Ma già sulla terra c'è questa beatitudine, come ci dice Gesù. Da Sion verrà il liberatore, diceva il profeta, egli sarà arbitro tra molti popoli, grande sarà il suo dominio, regnerà secondo giustizia, ci dice in più parti il profeta Isaia. E così gli uomini aspettavano Gesù, così si aspettavano il Messia, così si aspettavano il Re. Ma Gesù smentì questa loro convinzione. Egli aveva il potere di Dio e lo esercitò in ogni modo, quel potere che Pietro ricorda nella casa di Cornelio. Ma oggi noi dobbiamo guardare questo Gesù, che è molto più vicino di quanto noi immaginiamo, molto più vicino. L'Apostolo Paolo ai Filippesi ci presenta quel meraviglioso inno cristologico che ci inchioda e toglie di mezzo a noi ogni scusa, ogni giustificazione che ci fa sentire Dio lontano. Dio è lontano, Dio è lontano, Dio è così vicino da avere preso le tue sembianze e continua a vivere nei volti, nei cuori, nei corpi di tanti uomini, di tante donne, di tanti bambini che Egli nella sua umanità è venuto ad assumere. Ecco perché il Verbo si è fatto carne, ecco perché questa parola, la parola definitiva di Dio, è stata così vicino a noi, da essere simile a noi, spogliato del suo tesoro, di tutta la sua divinità, pur restando Dio e assumendo la nostra umanità, veramente uomo, veramente Dio. Filippesi 2, questo meraviglioso inno cristologico, questo è Gesù. Ma davanti a Lui si prostreranno come davanti ad un re tutte le genti, e ogni lingua e ogni uomo riconoscerà che solo Gesù è il Signore, che solo Gesù è il Signore. Ma Egli intanto si è umiliato e non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo. Che meraviglia per noi. Che meraviglia sapere che questo volto continua a risplendere lungo le vie della storia. La predicazione di Gesù, questo Verbo che si incarna, non è solo esclusivamente il ministero di Gesù, ma è una parte del ministero di Gesù. Alla parola si aggiunge l'azione. Così comincia ad instaurarsi il regno di Dio, con le parabole, con i misteri, con i segni, i prodigi che accompagnano la venuta del regno di Dio. Gesù insegna operando e opera insegnando. Parole e gesti sono un tutt'uno, sono il suo ministero, unico ministero, fino al vertice estremo del segno dei segni. E noi oggi, dopo che abbiamo ascoltato questa parola, la parola della vita, vogliamo fare esperienza di Gesù che passa ancora, verificando e risanando. Parole e azione sono un tutt'uno. Egli insegna e opera. Egli opera e insegna. Ma fino all'estrema operazione di Dio, sino al segno dei segni, sino al segno massimo della sua regalità, il trono più grande che Dio poteva scegliere per il suo figlio, che è stoltezza, follia per gli uomini.
la regalità di un Dio che muore, la regalità di un re che a un certo punto perde potere davanti agli uomini, che è lì, impotente, nudo, sul legno di croce. È il volto dell'amore che vi prego di contemplare laddove c'è un crocifisso in questo salone. È il vero volto dell'amore, è il volto che manca nella storia. È il volto che manca nella storia. Accendete le televisioni, avete soltanto volti vincenti, di uomini che promettono potere, di uomini che promettono di sapere ogni cosa e di risolvere ogni cosa. Tutto ciò che bisognava risolvere, Dio lo ha risolto sulla croce. Quello è l'unico volto che manca nella storia. Quello è il volto che gli uomini hanno cancellato, perché è obbrobrio per gli uomini oggi sentirsi ammalati, sofferenti, oppressi, indifesi, deboli. Tutto ciò che è sofferenza, che è croce, viene allontanata dagli uomini. La croce è stata cancellata dalla vita dell'uomo. L'uomo pensa solo al benessere, alla felicità di questa terra e non la ottiene. Ed è sempre, sempre più affaticato. Accende tutti i televisori, legge tutte le riviste per contemplare i volti di uomini e trova consolazione in questi volti. Io sono il Signore. C'è quel brano del capitolo 45 del profeta Isaia che è disarmante. C'è tutto l'affanno di Dio, la preoccupazione di Dio. Io sono il Signore, lo giuro su me stesso. Dalla mia bocca esce una parola irrevocabile. Io sono il Signore, non ve ne sono altri. Vengano, portino le prove, dimostrino che sono loro. Il Signore. E ogni uomo cerca di dimostrare con i propri curriculum di avere potere, di poter salvare. Portino le prove. Sono io che le ho create, sono stati fatti da mano di uomo. Essi sono creature e pensano di sostituirsi al Creatore. Il Padre, il Creatore, ha creato per noi questo volto che è piantato nella nostra vita. Guardate, non abbiamo altra scelta. Noi possiamo solo decidere di essere buoni o cattivi ladroni. Perché se noi siamo servi di Gesù, Egli ci ha detto che dobbiamo stare dove Egli è. E dove Egli è, in quel volto sofferente sulla croce, ci sono anche due uomini. Accanto a Dio c'è sempre l'uomo. Accanto a Dio sofferente c'è sempre l'uomo. Dobbiamo decidere se vogliamo essere buoni o cattivi ladroni. Cioè, se peccatori incalliti, dimentichi di Dio, o peccatori che cercano misericordia davanti a Dio, ma la croce non ce la possiamo schiodare. Il volto di Cristo, sofferente, umiliato, morto per noi, non ce lo possiamo schiodare. Possono gli uomini cercare tutte le strade per togliere dal loro cuore questo sigillo, ma è sempre nel loro cuore. Quella croce non la potranno mai schiodare dalla loro vita. Puoi essere un buono o un cattivo peccatore, ma sulla croce devi starci anche tu. E non c'è niente da fare. Ecco perché questo volto è quello che manca, che può ridare il senso, il significato alla storia, alla vita di molti uomini. Ed è ciò di cui non dobbiamo avere vergogna. Gli apostoli ebbero vergogna di questo, ed erano stati con lui a sufficienza ormai per conoscerlo e amarlo. Quanto più noi potremmo avere vergogna di contemplare il volto crocifisso, sofferente, di Cristo Gesù, compimento della salvezza, inizio della vera vita, che ci fa cittadini su questa terra, per chi accoglie questa morte, questa salvezza, già su questa terra, della beatitudine eterna, ci fa diventare veramente figli di Dio. Il regno di Dio, questo regno di Dio di cui stiamo parlando, è un regno di libertà o è un regno di leggi? Oggi gli uomini rifiutano le leggi. Oggi gli uomini credono che nel Vangelo ci siano leggi, leggi, e vogliono essere liberi da ogni legge. Hanno il rifiuto di tutto ciò che è legge. Oggi c'è un relativismo culturale, sociale, politico, morale, estremo. Si rifiuta tutto ciò che è legge. Agli occhi dei sadducei, dei farisei, Gesù poteva sembrare un eversivo,
perché ogni momento diceva: io sono venuto a portare a compimento la legge, io sono venuto a perfezionare l'antica legge. Questo sembrava per loro una grande bestemmia, questo sembrava per loro un grande arbitrio. Egli voleva sostituirsi a Mosè, egli voleva sostituirsi alle leggi che Yahweh aveva dato al popolo di Israele. Questa mattina io vorrei che noi potessimo contemplare il vero volto di Cristo Gesù, così come egli si presenta all'umanità. Vogliamo contemplare la vera legge della libertà, che è la legge dello Spirito. Non c'è libertà se non nel rispetto dell'unica legge, non la legge degli uomini, così come noi la intendiamo, non naturalmente il codice civile, o il codice penale, o le leggi dello Stato che vanno rispettate, ma le leggi, le convenzioni, i giudizi degli uomini, i costumi ormai imperanti degli uomini. Quella è la legge che dà la schiavitù. Noi vogliamo vedere la vera legge della libertà, la legge instaurata dallo Spirito Santo, così che chi è guidato dallo Spirito è guidato a libertà, e a una libertà che nessuno deve più attentare. Paolo lo ricorda ai Galati: Cristo vi ha liberati, rimanete liberi, non lasciate più imporvi il giogo della schiavitù. Che cosa significa allora che Gesù porta a compimento questa legge? Cosa significa per noi cittadini di questo regno che abbiamo Gesù come guida, che abbiamo Gesù come re? Quali sono le leggi che il Signore dà a questi sudditi? Qual è il nostro codice di appartenenza? Vogliamo insieme andare incontro a Gesù questa mattina, che ci parla da una collina, da una montagna lì di Cafarno. Su quella montagna Gesù rivela il suo vero volto. Gesù mostra il vero volto del Padre. Il suo volto è quello del Padre. È quello del Padre. È quel volto che gli uomini di Israele avrebbero voluto vedere. Mostraci il tuo volto, Signore. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non era consentito a quegli uomini poter vedere il volto di Dio. Ma Gesù salirà sulla sommità di quella montagna, di quella collina, così come Mosè salì su una montagna e ricevette le leggi. Gesù viene, sale su questa collina e si lascia osservare. E lì riprende la legge dicendo: io con la mia vita, io con il mio volto, oggi vengo a portarla a compimento. Oggi questa legge si compie. Oggi la legge dell'amore si incarna. Oggi ascoltate come essere felici. Oggi ascoltate come essere beati già su questa terra. Mosè scenderà da questa montagna con un decalogo tra le mani. Gesù non avrà bisogno di scendere. Gesù rimane sulla sommità della montagna e gli apostoli salgono e si mettono intorno a lui, ed egli si mette a sedere e comincia a parlare loro, e comincia per 8 volte a chiamarli beati, 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 cioè felici voi, cioè pieni di gioia voi, beati, beati. È come il ritornello di una canzone, come il ritornello di una canzone che risuona sempre uguale in un brano musicale. Il ritornello, la nuova legge, l'unica, quella che tutto compendia, è l'amore. Sta scritto: ma io vi dico, per 5 volte, amate, 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 amate. E amate me in questo momento, perché quella beatitudine è il mio volto. Ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, ce lo ricorda il Santo Padre nella Veritatis Splendor: volete conoscere il vero volto di Cristo? Volete vedere Cristo oggi? Leggetelo, conoscetelo, guardatelo nelle beatitudini. Quelli sono i volti di Cristo. Lì potete vedere Cristo. Signore, io voglio vederti. La mia vita desidera questo. Il mio cuore desidera questo. Seguiremo Matteo, che ci dà una lettura spirituale, e vedremo
che il Signore ci chiama ad essere beati, se noi lo riusciremo a vedere, se questa mattina noi riusciremo a vedere questo volto di Cristo, uno di questi 8 tratti somatici del suo volto, noi saremo veramente beati. 8 volte per l'antico Israele era pienezza, compimento. Gesù porta a compimento con queste 8 definizioni di sé la legge dell'amore. Lasciamo che lo Spirito ci aiuti adesso a dipingere in mezzo a noi il volto di Cristo, perché possiamo contemplarlo così come Egli è. E noi andiamo ai Suoi piedi come gli apostoli che si sedettero intorno a Lui e cominciarono a vedere in Lui le beatitudini che Gesù elencava per ogni uomo. È il cammino della nostra vita cristiana. È il cammino della nostra vita cristiana. Tu vuoi conoscere ancora di più Gesù? Tu vuoi conoscerlo ancora di più? Vuoi che il suo volto si stampi davanti ai tuoi occhi per andare dritto verso il futuro, verso la vita? E allora prendi questo diadema prezioso. Esso ha 8 facce, 8 pietre preziose. Sono gli 8 tratti del volto di Cristo, i tratti di questo volto. Vuoi conoscere il potere del Figlio di Dio, il potere di questo Re? Vuoi conoscere quali sono le caratteristiche di questo regno nel quale il Signore ti ha messo, tu che lo hai accolto un giorno nella tua vita? Guarda allora in alto, sulla sommità di questa collina, lì c'è Gesù che ti aspetta, lì c'è Gesù che mostra il suo volto, l'unico vero volto. Lo faremo in preghiera, e io vorrei che ciascuno di voi in questo momento potesse sentire la gioia di essere chiamato beato da Gesù. Molti uomini sentono chiamarsi inutili, infelici, pochi sentono ogni tanto dirsi vali a qualcosa, ma i più dicono e lo pensano, la mia vita non vale nulla, io non valgo nulla, io sono infelice. Oggi il Signore dirà di te ciò che forse nessuno è riuscito mai a dire. Perché è solo Lui che può dirti beato, pieno di gioia. Questo il Signore vuole fare, vuole scrivere questa beatitudine nel tuo cuore, vuole imprimere il suo volto nel tuo cuore, perché tu possa tornare a casa questa sera con la gioia di avere veramente visto il volto di Dio. Ricordiamo queste beatitudini. Beati i poveri in spirito. Beati gli afflitti. Beati i miti. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Beati i misericordiosi. Beati i puri di cuore. Beati gli operatori di pace. Beati i perseguitati a causa della giustizia. Sentiamo questa prima beatitudine allora. Beati i poveri in spirito. Non sta parlando dei tuoi beni materiali, Signore. Anche se sei povero, non è questa la beatitudine che oggi il Signore vuole mostrarti. Egli vuole che il tuo cuore sia povero, perché ha bisogno di Lui. Egli vuole che il tuo cuore sia povero, così potrà essere ricco della sua presenza. Tu non vedi più il volto di Cristo Gesù perché hai un cuore pieno, pieno di te, della tua superbia, delle tue comodità umane, di tutto ciò che ti allontana da Lui. Il Signore vuole che il tuo cuore sia povero, non tanto la tua vita esteriore. Lì vuole manifestare la sua ricchezza. Non guardare allora alla tua povertà economica e sociale, ma al tuo bisogno di Dio,
di essere amato da Lui, di fare esperienza di Lui. Egli darà in abbondanza il suo spirito, lo darà in abbondanza, in questa abbondanza c'è la ricchezza di Dio. Possa tu dire come Maria, l'anima mia magnifica il Signore perché io sono terra, perché Egli guarda la mia povertà, potrà fare grandi cose in me il Signore. Adesso chiediglielo, Signore guarda la mia povertà, guarda il mio estremo bisogno di Te e fa grandi cose nella mia vita. Preghiamo insieme. Assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. O Gesù, grazie, tu spogliassi te stesso, ti spogliassi delle tue vesti della divinità, comparisti povero in mezzo agli uomini. Sei il povero, ma sei colui che dà la ricchezza. Grazie, Signore. La ricchezza di Dio. O Gesù, io contemplo il tuo volto. Nel tuo volto sono i poveri della terra, quelli che hanno lasciato tutto per te. E tu ancora ci dici, contemplate il mio volto. Io sono il povero tra i poveri del mondo. Grazie, Signore. Ma io vi porto la ricchezza di Dio. Grazie. Contemplate il mio volto luminoso e anche i vostri volti diventeranno raggianti. Grazie Signore. Il Signore chiede a molti di noi in questo momento di fare uno scambio. Prendi il tesoro che c'è nel tuo cuore e dammelo. A te il mio cuore, Grazie Signore, perché Tu stai raccogliendo tanti cuori in questo momento. Grazie Signore, perché Tu stai raccogliendo e bruciando col fuoco dello Spirito tante ricchezze che sono immondizie alla Tua presenza, tanti beni che sono immondizie alla Tua presenza, che non possono salvare, che non possono consolare, che non possono dare la vita. Grazie Signore, perché Tu stai mettendo il Tuo volto nel cuore di ciascuno di noi in questo momento, e ci fai ricchi. E da poveri che siamo, diventiamo ricchi di Te. Grazie, Signore. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Noi lo abbiamo visto e non l'abbiamo riconosciuto, disprezzato tra gli uomini. Dalla testa ai piedi, tutta una piaga. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Egli ha portato su di sé i nostri peccati e per le sue piaghe siamo stati guariti. O Gesù, Tu sei l'afflitto. Il Tuo volto è il volto di tutti gli uomini colti dall'afflizione, dal dolore. Tu porti il dolore del mondo, o Signore Gesù, ma il tuo volto è il volto della bellezza, che noi abbiamo deturpato. Questo volto meraviglioso del Figlio di Dio è davanti a noi. Tutti i nostri peccati sono stati cancellati. Egli ha portato tutte le nostre piaghe, tutti i nostri dolori, tutte le nostre infermità su di sé. Egli ha portato e porta l'afflizione del mondo. Alleluia. E Lui la sofferenza si trasfigura. Alleluia. Il dolore diventa gioia, la notte
diventa luce del giorno. Alleluia. Il suo volto è radioso. Alleluia. O Signore Gesù, alleluia, noi ci prostriamo davanti al tuo volto radioso. Tutte le nostre sofferenze sono cambiate nel tuo volto in sofferenze di gioia, in beatitudine. Non dire più nel tuo cuore: il volto del Signore è lontano da me, il Signore è lontano da me. Ascolta, Gesù, afflitto, l'anima mia è triste fino alla morte. Non c'è nessuno che consoli Gesù nell'ora della prova. San Paolo dice: saltellate di gioia, voi che siete tribolati, perché presto vi giungerà la consolazione. Signore, tu oggi vuoi consolare molti, e la gioia che vuoi mettere nel cuore è proprio questa beatitudine, sapere di non essere lontani da te, che tu vivi in noi. Tu, Gesù sofferente, vivi accanto a me, tu sei con me, io vedo in me il tuo volto, io vedo nel volto dei miei fratelli sofferenti il tuo volto. E questa gioia che tu metti nel mio cuore è il segno di questa beatitudine, della consolazione che tu metti dentro di me. È una parola per quanti si sentono afflitti, che si sentono sconsolati. Dice Giobbe: basta con i falsi e molesti consolatori. Il profeta Geremia ricorda: tanti promettono consolazione, ma non c'è nessuno che li consoli. Gesù, noi guardiamo te, l'unico vero solo consolatore. Il tuo volto, Gesù, noi guardiamo. E nelle mie sofferenze io ti vedo, Signore. Nelle mie sofferenze io conosco anche la tua afflizione. Cantalo insieme a noi adesso, con fede, e non avere timore, perché lo spirito di consolazione viene e ti conferma che questa sofferenza è gradita a Dio, e ti conferma che in fondo c'è la gioia di Dio in fondo al tuo cuore. Anche tu sarai chiamato beato. Ti lodo, mio Re. Lodo mio Re, il tuo nome, Signore. Gesù mio Re, Gesù mio Re, a te il mio cuore, a te il mio cuore. Beati i miti, ove tutti affaticati e stanchi venite a me, ed io vi ristorerò. Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. O Gesù, tu sei mite ed umile di cuore, e inviti tutti noi stanchi, tutti noi affannati, a deporre i nostri pesi su di te, sulle tue ginocchia, e a guardare te, mite ed umile di cuore. Egli era condotto al macello come una pecora e non belava, non apriva bocca mentre lo tosavano. Sì, o Signore Gesù, tu non rispondi male al male, ma rispondi col sorriso al male che ti fanno. Signore Gesù, il tuo volto mite splende davanti ai nostri occhi, fa che noi impariamo da te ad essere mite ed umili di cuore, e il nostro volto diventerà raggiante. Noi possederemo la terra, noi saremo i possessori del mondo, perché mostreremo il tuo volto, il vero volto che illumina il mondo. Signore, tu stai dicendo questa parola in modo particolare agli anziani di questa comunità, ai responsabili, agli animatori. Tu non hai mai detto: imparate da me come si fa una guarigione, imparate da me come si anima una preghiera, imparate da me come si presiede una comunità. Tu ci hai insegnato soltanto questo: imparate da me come si è miti e umili di cuore. Signore, quante volte abbiamo prevaricato i nostri fratelli, ingiustamente,
quante volte abbiamo aperto la bocca e abbiamo risposto con violenza, con maniere forti, con maldicenza, per farci giustizia. Signore, noi vogliamo contemplare in questo momento il tuo volto. Tu non hai aperto bocca e hai offerto tutto al Padre per amore. Permettimi oggi di incontrare, di vedere questo volto tuo, Signore, che forse ho voluto dimenticare. Perché se non sono forte, se non mi faccio forza, Signore, la mia vita vale poco, vale niente. Ho paura che gli altri mi sovrastino. Ho dimenticato che tu mi chiami ad essere mite. Cantiamolo insieme. Canta la mitezza di Dio, il volto di Gesù, e questa mitezza che Gesù oggi ti offre. Ti guardo, mio Re, il tuo volto mite, io guardo. Ti guardo, mio Re, il tuo volto, oh Signore, il tuo volto, Signore. Gesù, mio Re, Gesù, mio Re, prendi questo cuore, Signore, che non è più mite. A te il mio cuore. Grazie, Signore. Imparate quello che è scritto: misericordie voglio e non sacrificio. Beati i misericordiosi, perché saranno chiamati figli di Dio. O Gesù, tu il misericordioso, tu figlio del Padre, tu che hai il chesed nel cuore, la misericordia, tu che come il Padre condivide la misericordia, e sei venuto a redimere il mondo nella tua infinita misericordia. Non sei venuto per condannare. Donna, nessuno ti ha condannato. Nessuno, Signore, e neanche io ti condanno. Vai, non peccare più. O Gesù misericordioso, grazie. Il tuo volto meraviglioso splende davanti ai miei occhi. Grazie. Fa che il tuo perdono mi rivesta di luce, perché io perdoni come tu hai perdonato i tuoi crocifissori. Fa che io faccia misericordia verso tutti, per essere come te figlio del Padre, il grande misericordioso. La tua misericordia è narra, Signore, quella misericordia che tu mi hai usato, fa che io l'uso verso i miei fratelli. Il tuo volto misericordioso risplende nel mio volto, Signore. È una parola per quanti vivono nel rancore, nell'odio, nel giudizio. Questa infelicità, questa incapacità di essere felici, di essere nella gioia, vi deriva da questo. Voi non contemplate il volto misericordioso di Gesù. Egli si è donato completamente ai peccatori, ai miseri, e chiedi anche a te di donarti ai tuoi fratelli, anche se essi hanno sbagliato, hanno peccato. Tu non devi più opporre resistenza al perdono e alla misericordia di Dio che ti riporta in braccio ai tuoi fratelli. Allora veramente sarai beato, allora veramente sarai felice. Ma guarda il volto di Gesù misericordioso, il volto di chi non condanna, di chi non giudica, ma di chi ama. Ama, ama, senza chiedere ragione di questo amore. È la compassione di Gesù, la compassione di Dio. Questo volto di Gesù che tu contempli, mette nel tuo cuore questa compassione che ti rende capace di amare anche i tuoi nemici. Quanti hanno bisogno di conoscere questo volto di Gesù, non abbiano vergogna e invochino adesso con il canto: Gesù, Gesù, ti adoro. Il tuo volto, io cerco questo volto misericordioso, perché anche io possa essere beato oggi, perché questo cuore saprà essere misericordioso
per i miei fratelli, per i miei amici, per quanti ho allontanato da me. Cantiamolo insieme. Ti adoro, mio Re. Signore, Gesù, mio Re, Gesù, mio Re, il mio cuore misero ti dono, Signore, a te il mio cuore, rivestilo della tua misericordia, Signore. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. O Gesù, il tuo nome è pace. Nell'oracolo di Isaia, egli si chiamerà pace. Grazie, Signore. Sei venuto a portare la pace nel mondo, la pace annunziata dagli angeli sulla grotta, la pace che tu hai dato come saluto agli apostoli. La pace che tu hai dato nel giorno della risurrezione, pace a voi, siate portatori di pace. O Signore Gesù, nel tuo volto noi leggiamo la pace, fa che questa pace scenda nei nostri cuori. O Signore Gesù, tu ci hai raccomandato la pace sia in mezzo a noi, dentro il nostro cuore, pace con te. Pace tra di noi, pace dentro di noi. O Gesù, questa mattina ti chiediamo la pace, la comunione tra di noi, la comunione che tra te e il Padre sia anche tra di noi. O Gesù, pace, o Gesù, comunione, o Gesù, amore, scendi dentro di noi e il volto dei nostri gruppi diventerà luminoso, come il tuo volto raggiante nel giorno della risurrezione. Riceviamo questa pace e il volto di Gesù. Gli angeli salutano l'ingresso di Gesù. Pace sulla terra. Gesù si congeda dagli apostoli dicendo: pace a voi. Tutta la vita di Gesù è un annuncio di pace. Pace. Egli è la nostra pace. Signore, il mio cuore è inquieto, il mio cuore è tormentato, ci sono tante guerre, tante inquietudini, e io corro e mi allontano da te. Signore, oggi mi fermo e contemplo il tuo volto, Signore. Voglio sentirmi dire beato questa mattina, sia felice il mio cuore perché ritrova il tuo volto di pace. Lo cantiamo ancora una volta insieme. Ti cerco, Signore, il tuo volto, Signore, il tuo volto. Tutti all'impiedi, cerchiamo il volto del Signore. Gesù, mio Re. Gesù, mio Re. A te tutto il mio cuore. A te il mio. Grazie, Signore, perché tu non hai più tenuto nascosto il tuo volto. Grazie perché questo velo che impediva ai nostri occhi di fissarti, di contemplarti, è finalmente caduto. Grazie perché in uno di questi otto volti i nostri fratelli, questa comunità, ti ha incontrato, ti ha finalmente visto, e finalmente il cuore ha ritrovato la gioia, e finalmente la beatitudine si è scritta nel cuore. Signore, permetti a questi miei fratelli, a questa comunità, di camminare sul sentiero della beatitudine, sul sentiero di questa vita di perfezione. La vita del Cristo sia la nostra vita, il volto di Cristo sia il nostro volto. Insieme ringraziamo il Signore. Ognuno lo ringrazi in modo particolare per quel volto che ha visto. Se tu hai visto il volto di Dio misericordioso, ringrazia Gesù misericordia. Se hai visto il volto della pace, ringrazia il Dio della pace. Se hai visto il volto della povertà in spirito, ringrazia il Dio umile. Ognuno di noi lo faccia.
ci sia la gratitudine nei nostri cuori, perché abbiamo visto il Signore, perché i nostri volti lo hanno visto. Insieme benediciamo e ringraziamo il Signore. Noi ti benediciamo, Signore, noi ti ringraziamo. Tu sei veramente vicino a noi, tu sei veramente in mezzo a noi. Grazie, Signore, perché con le tue beatitudini tu vieni a porre la tua dimora in mezzo a noi. Grazie, Signore, perché ti manifesti, ti riveli. Fatelo anche a due, ditevi gli uni gli altri: io ho visto il Signore, io ho visto il volto del Signore. Testimoniala al tuo fratello accanto a te. Dì al Signore in che modo in questo momento tu lo hai incontrato e comunicalo al tuo fratello. Comunichiamocelo a due: ho visto il Signore, ho visto il suo volto, questo volto del Signore io ho visto. Ditevelo gli uni gli altri a due: comunicatevi in che modo avete visto il Signore. Guardiamoci negli occhi e scopriamo il Signore ognuno nel volto e nel cuore del fratello. Se il tuo fratello ha visto il Signore, in lui c'è il volto di Gesù, ecco perché lo devi guardare. Fatti dire dal fratello: come hai visto il Signore? Qual è il volto del Signore? Fatti parlare del Signore dal tuo fratello. Ci sono molti che non hanno il coraggio di farlo. Avete vergogna di guardare Gesù? Egli risplende nel volto dei vostri fratelli che lo hanno visto. Non abbiate paura, vergogna, di guardarvi negli occhi e di dirvi: anch'io ho visto il Signore, come tu hai visto il Signore. Lodiamolo insieme e benediciamolo. A due lo possiamo lodare, perché è in mezzo a noi il Signore. Perché è in mezzo a noi il Signore. Visto il Signore, il suo nome è Signore, il suo nome è Signore, Gesù il mio Re, Gesù il mio Re, a lui tutto il mio amore, a lui tutto il mio amore. Ancora una volta insieme: ho visto il Signore con gioia. Ho visto il Signore, il suo nome è Signore. Gesù il mio Re, Gesù il mio Re. A lui il mio amore, 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 a lui. Gesù è vivo, Gesù è il Signore. Alleluia, alleluia. Sentiamo rinascere dentro il nostro cuore una vita nuova, nuova perché si rinnovella sempre. Cioè lo Spirito Santo che ci rinnova continuamente e ci fa gustare l'amore del Signore. E allora come mi sento oggi? Oggi, in questo momento, mi sento tre volte bene, cioè benissimo.
perché sento la comunione dei cuori, perché il Signore ha trionfato, perché il Signore è qui. Abbiamo visto il volto del Signore, ci siamo incontrati con Lui, per cui io ringrazio e benedico Dio. Sono contento, contentissimo. Sono contento perché c'è Don Dino anche. Chiaro. Perché ci sono questi miei fratelli. Per tutti quelli che sono qui presenti e che porto tutti nel cuore. Senza tema di diventare pesante, perché l'amore non rende pesante nessuno. L'amore dà sempre le ali. Gli altri pesi che noi portiamo ci rendono pesanti, ma l'amore non rende mai pesante. Quanto più noi amiamo e quanto più siamo amati, tanto più mettiamo ali e voliamo. Ed io temo di volare questa sera, perché sento tanto amore che... E vorrei dire ancora grazie. Grazie a Don Dino, grazie a Giorgio, grazie a Fascetta che se n'è andato. Non è andato perché aveva degli impegni. Grazie a Salvatore carissimo e grazie a tutti gli altri. Qua vi vedo Enzo Calogero e Franco fu colui che venne con me a Roma e agli inizi del rinnovamento qui. Franco, un bel applauso a Franco. Abbiamo condiviso pene e guai, ma anche gioie e letizie nel Signore. E benedico tutti quelli che mi hanno accompagnato fin dalla prima ora e benedico anche quelli venuti d'ora, quelli nati da fresco. Tutti siamo un'unica cosa nel Signore. Alleluia. Così come previsto, continuiamo a dare gloria al Signore. Programmatico, ricchissimo nel suo insegnamento teologico, nelle sue applicazioni pastorali, noi ne terremo conto, ne faremo grande tesoro, in tutte le sue articolazioni. Vogliamo impegnarci qui davanti a Dio, davanti a Lei, a promuovere la santificazione nei nostri gruppi. Senza questa santificazione, dice Paolo ai Tessalonicesi, non c'è salvezza, e noi vogliamo salvarci. Ecco perché vogliamo impegnarci davanti a Dio e davanti a colui che rappresenta Dio a santificarci personalmente e così diciamo come gruppo, collaborando gli uni con gli altri alla mutua santificazione e edificazione. Vogliamo impegnarci nella comunione, che forse è il punto più difficile. La comunione tra di noi e la comunione ecclesiale. Noi vogliamo impegnarci, Eccellenza, ad essere in comunione intima e fattiva con Lei e con tutta l'Arcidiocesi nei suoi organismi, perché vogliamo collaborare alla missione della Chiesa, noi che siamo nati nella Chiesa e per la Chiesa. Per cui non vogliamo discostarci nulla dalle direttive della Chiesa e vogliamo scendere in missione, vogliamo lavorare, vogliamo entrare nel mondo perché il rinnovamento è nato
per il mondo, come diceva il Papa nostro, che siamo come la speranza del mondo. Noi siamo qui, Eccellenza, siamo qui e rinnovando la nostra promessa di fedeltà vogliamo dirle ancora grazie con tutto il cuore. Ci insegni sempre, perché è il pastore che insegna ai propri figli, al proprio gregge, la via da seguire. Ci dia i suoi indirizzi e noi li seguiremo. E se in qualche cosa noi mancheremo, ci avverta, ci riprenda, perché un padre deve sempre correggere i figli, seguire i figli, perché questo è il segno di amore. E allora, ancora una volta ringraziandolo, vogliamo dare un segno, un ricordo, un piccolo ricordo di questo primo incontro, un'icona di Gesù. Gesù che siede in mezzo a noi è il segno, il vescovo del pastore, fare veci del pastore e la visibilizzazione del pastore delle anime nostre. E noi ci auguriamo di vedere in lei, Eccellenza, Gesù Cristo. E quando avrà questo quadro davanti, si ricordi che noi siamo le buone pecorelle. Alleluia. Ecco, ora devo andare in una parrocchia per la celebrazione, il sacramento e la confermazione, per donare lo Spirito Santo a 40 giovani. Mentre voi celebrate l'Eucaristia, vi unite alla mia Eucaristia per il dono dello Spirito Santo. E vi sono grato di questo. Vi chiedo solo un dono. Siete in tanti. Se ogni sera ciascuno di voi fa una preghiera allo Spirito Santo, perché io mi lasci continuamente illuminare da Lui, e possa essere un vescovo santo e santificatore, perché anche voi siate santi e santificatori. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, siamo alla conclusione di questa giornata così densa, così ricca, in cui abbiamo sperimentato la potenza dello Spirito, in cui c'è stata tanta comunione di cuori, e adesso ci avviamo verso la conclusione, con l'incontro con Gesù e Eucaristia. Abbiamo fatto riflessione sull'incontro con Gesù, il volto di Gesù noi abbiamo cercato e lo abbiamo trovato nei fratelli e abbiamo fatto comunione tra di noi e adesso ci incontreremo con Gesù e Eucaristia. Gesù scenderà dentro di noi, pace per noi, comunione tra Dio e noi e tra di noi, perché questa comunione si è cementata. Ma ancora una volta in questo momento deponiamo ai piedi di Gesù tutti i nostri peccati, perché la misericordia di Dio scenda e perché sul perdono di Dio cominci per noi una vita nuova in questo ventennio che ancora ci attende.
Chiediamo pertanto al Signore che la tua grazia trionfi su di noi e che col perdono dei peccati ci sia data una forza nuova che ci porti avanti nella via dello Spirito. Siamo alla fine di questa bellissima giornata. Vogliamo attirare lo sguardo del Signore sui pionieri, su quelli che sono della prima ora, su quelli che iniziarono il cammino e portarono dietro di loro tanti altri fratelli e sorelle, i quali hanno riconosciuto che con loro era il Signore e hanno preso per il lembo del mantello e gli hanno detto: vogliamo venire con voi perché abbiamo riconosciuto che con voi è il Signore. Sono i pionieri del 1975 e i primi fusionati del 1976, nelle due effusioni del 24 febbraio 1976 e 5 giugno 1976. E su queste care persone che hanno portato il peso del primo cammino, che vogliamo invocare la benedizione di Dio, il sostegno di Dio, la solidarietà nostra, il nostro affettuoso amore, il nostro riconoscimento. Ed è per questo che su tutta l'assemblea, ma particolarmente su queste, che noi invochiamo lo Spirito del Signore. O Spirito di Dio, scendi su di loro, scendi su di noi, o Spirito di Dio, vieni, in maniera particolare scendi su quelli che si sono stancati nel lungo cammino, o sono rimasti feriti nel lungo cammino, discendi su quelli che hanno sulle spalle il peso di tanti fratelli e sorelle che hanno portato per tanto tratto di strada. O Signore, su questi nostri fratelli del 1975 e 76, scendi il tuo Santo Spirito e scenda su tutti noi. Cantiamo adesso Spirito di Dio. Thank you.
Ed ora, mio Dio, i tuoi occhi siano aperti e le tue orecchie siano attente alla preghiera che si innalza in questo luogo. La tua gloria riempie questo luogo, e quando questo popolo che viene qua e viene a supplicarti, trovi in te colui che l'ascolta. Alzalo, Signore Dio, vieni in questo luogo del tuo riposo, sia nei tuoi orecchi attenti, Signore mio Dio, e rivestici tutti della tua salvezza, e tutti i tuoi fedeli esultino nel bene che tu dai loro. Signore Dio, non rigettare i tuoi consacrati, ricordati dei favori fatti a Davide suo servo, e vieni ad abitare in questo luogo. Manda, oh Signore, dall'alto del cielo la tua gloria, scendi nella tua gloria, Signore, e questo luogo sia riempito dalla tua gloria per sempre. Amen, amen, amen. Signore, ricevevano la benedizione dell'Altissimo, ed ora, fratelli e sorelle, benedite il Dio dell'universo, che compie in ogni luogo grandi cose, che ha esaltato i nostri giorni fino alla nascita, che agita con noi secondo la sua misericordia, ci conceda la gioia del cuore e ci sia pace nei nostri giorni, in Israele per tutti i giorni futuri. La sua misericordia resti fedelmente con noi e ci riscatti nei nostri giorni. Amen. Ecco, con questa parola del Siracide noi diamo la benedizione, la porteremo a casa e con questa benedizione proseguiremo nel nostro cammino. Preghiamo, o Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare. Ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore. Te lo domandiamo per Cristo, nostro Signore.